Nelle ultime ore si parla della Honeywell e si parla di una possibile novità anche positiva. Un imprenditore abruzzese, Gilberto Candeloro, sarebbe interessato a rilevare l'azienda. Lei ha conoscenza di questa notizia? Ovviamente io sono a conoscenza di tutto quello che avviene. Le devo dire che la cosa in realtà è un po' diversa, nel senso che sono più d'uno gli imprenditori interessati. Io ieri ho avuto occasione di portare un grande imprenditore italiano collegato con un altro imprenditore abruzzese a visitare il sito. Effettivamente poi ci sono altri imprenditori. L'imprenditore abruzzese è Candeloro? No, quello che abbiamo visto ieri è un'altra compagine, diciamo. Io insomma sono molto legato a Gilberto Candeloro e mi auguro veramente che anche lui ci possa dare qualche buona notizia. È molto significativo che una parte delle imprese abruzzesi, imprenditori abruzzesi che potrebbero stare a casa propria a farsi i propri affari, invece abbiano raccolto questa sfida, che è una sfida per la regione, e si siano messi a disposizione per provare a dare una mano a una realtà emblematica come quella di Honeywell. Devo dire, sono veramente moderatamente ottimista.